uffici di procura e le forze dell'ordine stanno dedicando a debellare questo tipo di fenomeno. Non c'è soltanto l'operazione di cui abbiamo parlato oggi, ci sono anche gli arresti in flagranza che sono stati operati dalla questura ieri, se non sbaglio. E comunque, come hanno già spiegato gli appartenenti alle forze dell'ordine, rientrano in un controllo del territorio che stiamo cercando di rafforzare in tutti i modi, con conoscenza delle persone e conoscenza dei modi con cui operano le Dare ad episodi peraltro anche sconosciuti alla maggior parte della popolazione, ma che comunque i cittadini cominciavano ad avvertire per questi movimenti, per queste continue risse, questi continui incontri, scontri tra gruppi provenienti da aree geografiche diverse, i cui scontri non sempre è ben chiaro le motivazioni che ci sono alla base. Alcune volte sono terminati in rapine, estorsioni, altre volte lasciamo, e stiamo approfondendo ancora se è anche legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono tutti quanti maggiorenni, la vittima in questo caso è un minorenne, porto in casa e famiglia. Ma le attività, devo dire, sono state facilitate anche dalla collaborazione proprio delle case famiglie e dei responsabili che comunque ci hanno notevolmente aiutati, proprio perché si fanno anche loro, ormai abbiamo avviato questo percorso di grande collaborazione con loro, si fanno carico di quelle che sono le problematiche che riguardano ormai la città.